programma di sviluppo rurale della Campania 2007-2013, attraverso la tutela e la valorizzazione dell'ambiente e una corretta gestione del territorio, ha promosso lo sviluppo regionale, incrementando la competitività del settore agricolo e garantendo l'identità delle nostre aree rurali. Il PSR è stato suddiviso in 4 assi portanti e 37 misure. Gli assi hanno definito gli obiettivi di intervento, mentre le misure hanno rappresentato gli strumenti operativi attraverso i quali attuare gli interventi del programma. Competitività, agroambiente, sviluppo rurale e approccio alle ADER, a cui si è aggiunta l'assistenza tecnica, sono gli assi su cui si è mosso il PSR. Il programma di sviluppo rurale 2007-2013 ha avuto una dotazione di 1 miliardo e 800 milioni di euro. Di questi, oltre il 40% degli aiuti sono stati destinati ad accrescere la competitività del settore agricolo campano e alla dotazione di infrastrutture. Sono stati previsti inoltre investimenti per il capitale umano, per la dotazione strutturale delle aziende e per la qualità dei prodotti. L'asse 1 si è occupato di competitività delle imprese agricole. Fino al dicembre 2014 è stato impegnato circa il 99% delle risorse in dotazione. Le misure più performanti in termini di spesa sono state il cluster 112-121 per l'insediamento di giovani agricoltori con il contestuale investimento in azienda, la 121 per l'ammodernamento delle imprese agricole, la 122 per l'accrescimento del valore aggiunto delle foreste, la 144 per il sostegno agli agricoltori interessati a processi di ristrutturazione o riconversione delle aziende tabacchicole. Da segnalare anche la misura 124, che con 65 progetti finanziati ha contribuito all'innovazione dei processi produttivi in ambito agricolo. L'asse 2 ha contribuito alla salvaguardia dell'ambiente. Ben il 92% delle risorse disponibili è stato erogato al dicembre 2014. Le misure più performanti in termini di spesa sono state la 211, per il sostegno delle imprese agricole che si trovano in zone montane, limitando il fenomeno dell'abbandono delle superfici agricole, garantendo la sopravvivenza delle comunità rurali. La 212, per il sostegno degli agricoltori che operano in zone svantaggiate. La 214, per gli aiuti agli agricoltori che hanno adottato, per 5 anni, metodi di produzione a basso impatto ambientale. L'asse 3 ha invece migliorato la qualità di vita nelle zone rurali e ha promosso la diversificazione delle attività economiche nelle stesse aree. Le misure più performanti in termini di spesa sono state la 311 per la multifunzionalità delle imprese agricole, la 312 per gli investimenti nel settore dell'artigianato artistico, tradizionale e tipico, e del turismo. La 321, per il miglioramento della qualità della vita degli abitanti delle aree rurali, comprensiva della realizzazione della banda larga. La 323, per lo sviluppo sostenibile e per la conservazione degli elementi tipici del paesaggio. La 322, per il recupero del patrimonio culturale rurale e nello specifico dei borghi. La misura è stata attivata solo nel 2012 e l'avanzamento finanziario si è registrato a partire dal 2013. Il budget restante del PSR è stato destinato al sostegno di azioni di sviluppo integrate, il cosiddetto LEADER, un approccio partecipato e condiviso nell'elaborazione di programmi di sviluppo da parte delle comunità rurali attuati dai GAL, i gruppi di azione locale. L'asse 4 è intervenuto infine sui territori rurali,
lì dove si sono registrati problemi quali la limitata diffusione delle nuove tecnologie, l'esodo rurale e il conseguente invecchiamento della popolazione. L'obiettivo primario è stato rafforzare le capacità di progettazione e gestione locale per creare nuove attività e nuovi sbocchi occupazionali, stimolando uno sviluppo endogeno in grado di rendere più dinamico e competitivo il tessuto economico delle aree rurali.